Si sono concluse le attività di ricerca, recupero e smaltimento delle imbarcazioni affondate o alla deriva da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato dopo che nei giorni scorsi un forte maltempo ha causato il disormeggio e l'affondamento di numerosi relitti, creando notevoli difficoltà alla sicurezza marittima oltre ad elevati rischi ambientali per il pericolo di riversamento in mare di carburante e rifiuti tossici. Nelle 48 ore successive le avverse condizioni meteorologiche, l'agenzia è stata in grado di recuperare oltre 120 imbarcazioni utilizzate dalle persone migranti per raggiungere l'isola di Lampedusa, affondate nel porto, arenate sulla costa o galleggianti. Inoltre sono state bonificate a scopo precauzionale due imbarcazioni di grandi dimensioni, sebbene non ancora assegnate dall'autorità giudiziaria ad ADM per le procedure di pertinenza. Considerato il riacuirsi in questo ultimo periodo degli sbarchi avvenuti sull'isola, l'agenzia registra un aumento delle imbarcazioni recuperate e smaltite superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un dato questo che si relaziona strettamente con le oltre 250 imbarcazioni alate tra agosto e settembre scorsi.